Terminate le riprese della fiction solo due con Marco Bocci. In primavera andrà in onda la seconda stagione della fiction solo, inizierà la gara degli ascolti con l'attore Lino Guanciale. Sono terminate le riprese della seconda stagione della fiction Mediaset, intitolata Solo, che vede come protagonista l'attore romano Marco Bocci. Quest'ultimo è stato ospite del programma C'è posta per te, condotto dalla presentatrice Maria De Filippi. Bisogna sottolineare che la serie con protagonista Marco Bocci è pronta a tornare in televisione, nella prossima primavera del 2018, e dovrà concorrere con nuove fiction di Rai 1, tra cui si annodera Non dirlo al mio capo. Non sono giunte notizie riguardo alla data precisa e ufficiale della messa in onda della seconda stagione, ma nel mese di marzo saranno dati ulteriori aggiornamenti. Ci sono state delle scelte importanti riguardo alla location. In particolare la produzione della nota fiction ha scelto due regioni, come la Calabria e il Lazio. Il cast dovrebbe rimanere lo stesso della prima stagione, a conferma del grande successo conseguito a livello di ascolti. Quali sono le novità e curiosità riguardanti i personaggi dell'amata serie televisiva, intitolata Solo, con protagonista Marco Bocci e la sua presenza al programma di Maria De Filippi? Marco Bocci interpreta Marco Pagani. Nella serie Solo, Marco Bocci veste i panni di Marco Pagani, un agente conosciuto con il nome Solo. L'attore è tornato negli scorsi mesi nella fiction Mediaset Osi Abate. Nel mese di marzo vedremo la sfida tra due grandi attori, come Lino Guanciale e Marco Bocci, sono protagonisti della fiction, su Rai 1 e Canale 5. Inizia la seconda stagione di Non dirlo al mio capo e di Solo. Sarà una scelta difficile quella del pubblico, chiamato a dare un giudizio rilevante ai fini degli ascolti. L'attore abruzzese Lino Guanciale veste i panni dell'avvocato Enrico Vinci e fa riflettere lo spettatore sul tema della precarietà delle donne, ma è anche impegnato con lo spettacolo La classe operaia va in paradiso. Marco Bocci sabato 17 febbraio è stato ospite di C'è posta per te per la prima volta insieme alla moglie Laura Chiatti. Quest'ultima ha lavorato soprattutto in pellicole cinematografiche al fianco di attori, tra cui Riccardo Scamarcio e Leonardo Pieraccioni. Marco Bocci si è sempre distinto per aver interpretato personaggi impegnativi e capaci di colpire l'animo dello spettatore. Un esempio si ritrova nel ciclo di film TV, dal titolo Liberi Sognatori, in cui si è messo a confronto con figure di rilievo, tra cui Mario Franzese, assassinato dalla mafia. Rimanete sempre aggiornati sulle notizie e anticipazioni del mondo della televisione.